Questo programma è offerto da Farmacia Alligea. La salute non è tutto, ma senza salute tutto e niente, scrisse Schopenhauer. Noi oggi ci occuperemo di pillole di salute. Sentiamo spesso parlare della farmacia come un luogo di acquisto, acquisto di farmaci, acquisto di prodotti di bellezza, di apparecchiature medicali. In realtà la farmacia è anche e soprattutto un luogo di dispensazione di consigli e rigorosamente su misura. Siamo tornati dalla famiglia Tomsic in via della Ginnastica nella farmacia Alligea, una farmacia storica, uno dei rari palazzetti veneziani presenti a Trieste. Siamo in compagnia della dottoressa Dora Tomsic. Allora, dottoressa, la farmacia offre tanti servizi, ma spesso e volentieri anche misconosciuti. Quali servizi offre la sua farmacia? Tra i servizi più conosciuti, anche più richiesti, sicuramente la misurazione della pressione arteriosa. Questa permette, un servizio che permette di scoprire eventuali valori che si discostano dalla norma, ma anche di individuare quando qualcuno si preoccupa anche di qualcosa che in realtà non c'è, perché ad esempio certi sintomi possono essere dovuti all'ansia e quindi possiamo tranquillizzare chi fa la misurazione. Allo stesso tempo è molto utile l'autoanalisi del sangue, un esame che si può svolgere rapidamente in farmacia, consente di rilevare parametri fondamentali come la glicemia, il colesterolo, i trigliceridi. È un esame che si svolge in pochi minuti, basta fare un minimo prelievo di sangue, quindi non ci si deve preoccupare di prelievi abbondanti che alle volte vengono molto temuti. E in 2 minuti abbiamo già il risultato. Ci sono altri esami magari a scopo preventivo che si possono fare in farmacia? E durante tutto l'anno organizziamo delle giornate in cui abbiamo l'intervento di un tecnico specializzato con l'uso di strumenti evoluti che consentono di individuare la predisposizione verso alcune malattie, come ad esempio l'osteoporosi oppure la tendenza al diabete. Durante queste giornate l'idea è quella proprio di sensibilizzare quelle persone che normalmente non fanno prevenzione o non fanno questi esami, quindi consente di individuare appunto una tendenza, un inizio e fare prevenzione, che vuol dire anche stare più attenti nell'alimentazione o eventualmente aiutarsi con qualche integratore. Ecco, appunto, dottoressa, integratori alimentari, se ne sente tanto parlare, anzi sono entrati proprio tra le abitudini, ma che cos'è un integratore? Sicuramente non è un farmaco, un integratore ha lo scopo di integrare la dieta dove questa è carente, quindi fanno parte degli integratori i sali minerali, eventuali probiotici oppure le fibre alimentari. Diversamente invece c'è un'altra categoria di prodotti cosiddetti nutraceutici che si differenziano dal comune integratore. Quando si può consigliare un integratore? Un integratore si può consigliare appunto sempre quando c'è un fenomeno di carenza, quando si ha un'eccessiva sudorazione, d'estate ad esempio per tutti, vale per tutti, per chi prende farmaci particolari che fanno perdere più sali minerali, oppure il probiotico sicuramente può essere utile nei disturbi intestinali, ma non solo, perché come ben sappiamo quando abbiamo un buon funzionamento dell'intestino aiutiamo tutto l'organismo. Ma dottoressa, qual è la differenza tra nutraceutico e integratore? E appunto, sì, l'integratore integra delle carenze della dieta, quindi come abbiamo detto può essere composto da sali minerali, fibre e vitamine, mentre il nutraceutico ha lo scopo proprio di prevenire le malattie, eventualmente anche di aiutare nella cura di alcune malattie. E infatti viene prescritto spesso proprio anche dal medico.
Allora, adesso è un periodo di acciacchi, diciamo, stagionali, soprattutto quelli delle allergie, magari, o problemi respiratori. Allora, una pillola di salute per volta. Parliamo di allergie. C'è qualche rimedio? Quindi per le allergie possiamo anche aiutarci con alcuni prodotti naturali, nutraceutici, integratori, perché possono essere di supporto alla terapia farmacologica. Possono aiutarci a ridurre la quantità di farmaco oppure qualche volta addirittura ad evitarla quando abbiamo dei sintomi più leggeri. Quindi si può partire con l'usare degli spray oppure dei colliri a base di eufrasia, di camomilla, che sono studiati in modo specifico proprio per attenuare i sintomi dell'allergia, come anche prendere qualcosa per bocca. Importante sarebbe prevenire, infatti una cura preventiva di tipo anche omeopatico può essere svolta, però deve essere iniziata almeno 2 mesi prima del presentarsi dei sintomi dell'allergia. L'allergia ha spesso e volentieri dei sintomi respiratori, di difficoltà respiratoria, ma o anche altre manifestazioni allergiche. Ma diciamo che già i sintomi di tipo respiratorio sono quelli più importanti. C'è chi invece ha soltanto sintomi minimi, come può essere un'eccessiva lacrimazione. Oltre a un'eccessiva lacrimazione possiamo avere dei disturbi di tipo cutaneo, ma ripeto, ci sono disturbi e disturbi, per cui alle volte facilmente controllabili con rimedi che non devono essere così pesanti poi anche per il nostro organismo. Altra pillola di salute, problema stagionale, le punture di insetti. Come lenire il prurito, dottoressa, o come diciamo prevenire la puntura? C'è un rimedio? Ma certo, anche qui possiamo avere più opzioni. L'approccio può essere di tipo diverso, più chimico oppure più naturale. In entrambi i casi abbiamo prodotti che soddisfano le esigenze. Anche nel naturale, nuovamente, possiamo trovare dei prodotti che prevengono le punture di insetti, ma anche che danno sollievo nella cura, appunto, in caso non fosse sufficiente la prevenzione. Allora, dottoressa, con i bambini, in merito appunto alle punture di insetti, che cosa bisogna fare? Per i bambini è molto interessante e importante per le mamme sapere che si possono trovare, oltre ai rimedi tradizionali come le pomate a base di cortisone antistaminico, anche dei rimedi naturali, tra cui delle pomate a base di calendula e altri componenti omeopatici, ad esempio, come pure i granuli omeopatici. Proseguendo oggi con le pillole di salute, dottor Victor Tomsic, spesso il medico prescrive aerosol terapia, però a non avere un apparecchio d'aerosol a casa, si può venire in farmacia? Abbiamo a disposizione qui in farmacia diversi tipi di apparecchi per aerosol. Ci sono modelli che possono essere adatti a diverse esigenze. Per esempio ci sono dei modelli molto compatti che sono adatti per le persone che si muovono, che vanno in viaggio. Oppure ci sono modelli magari con un compressore più potente, quindi adatti per un uso intenso, soprattutto nei soggetti asmatici che devono usare l'aerosol anche ogni giorno. E ci sono anche invece aerosol molto più semplici che possono essere adattati all'uso in famiglia, sia da parte di bambini che adulti che anziani, con vari tipi di accessori. Si fa grande uso di questo tipo di apparecchiature per aerosol, specie nel periodo invernale, o sbaglio? È molto pratico avere a casa a disposizione un apparecchio per aerosol, soprattutto nel periodo invernale, quando un raffreddore, un problema respiratorio può essere risolto con questi farmaci che, agendo direttamente nella sede dell'infezione, dell'infiammazione, risultano molto molto efficaci e anche soprattutto una terapia mirata. La farmacia appunto non è solo un posto dove si acquistano farmaci, ma abbiamo detto anche apparecchiature medicali. E oltre alla strumentazione per aerosol c'è poi il misuratore della pressione, o sbaglio, un'altra apparecchiatura di auto... Certo, l'ipertensione arteriosa è la prima causa di mortalità al mondo.
è una patologia molto diffusa, circa il 30% della popolazione ne soffre ed è anche chiamata il killer silenzioso. Perché viene chiamato killer silenzioso? Viene chiamato killer silenzioso perché molto spesso è asintomatica. Ciò significa che la persona sta bene, non ha nessun disturbo, ma in realtà soffre di pressione alta e questo può essere molto molto pericoloso. Quindi è bene sempre misurare la pressione dal proprio medico, può essere misurata anche in farmacia. A volte capita che davanti a un camice bianco, quindi davanti al proprio medico oppure in farmacia, uno si possa agitare e quindi questo valore pressorio può risultare sballato. Con un misuratore di pressione automatico uno può misurarsi tranquillamente la pressione a casa propria e senza quindi incorrere a questi inconvenienti. Noi disponiamo di diversi tipi di apparecchi, però abbiamo selezionato degli apparecchi che sono tutti quanti clinicamente validati, sono apparecchi testati e approvati dalla British Hypertension Society, la società inglese di ipertensione, dalla European Hypertension Society, quindi sono i due enti più importanti che certificano la qualità del prodotto. Quindi a volte mi capita anche di vedere in svariati posti, all'ipermercato, piuttosto che in altri punti vendita, altri apparecchi che non sono validati e sono quindi molto pericolosi, perché uno con un apparecchio che non misura bene la pressione arteriosa può incorrere nel pericolo di pensare di avere la pressione a posto, invece si trova con i valori decisamente sballati. Ricordiamo che i valori soglia sono pressione massima 140, pressione minima 85-90 ed è importante rimanere sotto questi valori. Dottor Tomsic, quali tipi di misuratori di pressione esistono? Esistono misuratori di pressione manuale che io consiglio vengano utilizzati solamente dal medico che è pratico e ha l'esperienza e la capacità di utilizzare questi prodotti, ed esistono i nuovi misuratori di pressione di tipo automatico che sono molto semplici da utilizzare anche a casa. Per esempio abbiamo degli apparecchi base che possono essere acquistati qui in farmacia ad un costo veramente accessibile, oppure ci sono dei misuratori un po' più complessi che, oltre a misurare la pressione massima, la pressione minima ed il battito cardiaco, possono anche segnalare dei disturbi che una persona normalmente potrebbe non accorgersene e sono altrettanto pericolosi quanto la pressione arteriosa alta. Quali sono i disturbi che possono essere segnalati da questo tipo di misuratore di pressione evoluto, diciamo? Beh, il disturbo che è molto pericoloso è la fibrillazione arteriale. La fibrillazione arteriale è un'aritmia, è una delle aritmie più frequenti. Anche questa è asintomatica, quindi la persona non sente alcun disturbo. E insieme all'ipertensione arteriosa, uno dei fattori più pericolosi che possono determinare un ictus. Allora, queste apparecchiature di tipo evoluto danno delle prime informazioni, dei primi segnali, rilevano un problema, diciamo. Ma come funzionano? Il funzionamento è molto semplice, la persona si siede, posiziona l'apparecchio e preme un pulsante. L'apparecchio in modo autonomo fa 3 misurazioni consecutive, una ogni 15 secondi, e se c'è in corso la fibrillazione atriale, lo strumento lo rileva, esce il simbolo AFib. A questo punto è sempre consigliabile, dopo un paio di ore, rimisurarsi la pressione, sempre con lo stesso sistema, e nel caso in cui il simbolo AFib ricompaia, bisogna rivolgersi al proprio medico che farà le indagini adeguate. Dottor Tomsic, è possibile misurare la glicemia a casa? Certo, è molto semplice, esistono dei glucometri, sono degli strumenti molto pratici, molto facili da utilizzare.
ci si punge con un apposito pungidito, basta una goccia di sangue, si appoggia questa goccia di sangue sulla striscia reattiva che viene inserita nel glucometro e il glucometro in pochi secondi ci dà il risultato. Bene, allora dopo tutto questo ventaglio di apparecchiature medicali, un paio di consigli di salute in pillole e problemi stagionali abbiamo visto, problemi diffusi sono, un problema diffuso per esempio è quello dell'insonnia. Come risolvere questo problema? L'insonnia è una delle maggiori problematiche per la quale le persone vengono a chiederci consiglio in farmacia, soprattutto d'estate con il caldo. Cosa si può fare? Si può prendere per esempio un prodotto fitoterapico, un prodotto che contenga magari delle scolzia abbinata alla melatonina, può essere un ottimo rimedio. Altro problema diffuso, diffusissimo, diciamo il male di tutti i mali, lo stress. C'è un rimedio per lo stress? In farmacia abbiamo diversi prodotti che possono aiutare a combattere lo stress. Un fitoterapico che ci può venire in aiuto in questo caso è la rodiola. La rodiola è una pianta che è sempre in forma di estratto secco, titolato, messa poi in forma farmaceutica di compresse, viene utilizzata per appunto aiutare la persona a combattere i sintomi dello stress. Oltre alla rodiola, dottor Tomsic, che cos'altro possiamo abbinare contro lo stress? Possiamo abbinare del magnesio, magari in polvere, salificato in modo che possa essere più facilmente assorbito dal nostro organismo, può essere un ottimo rimedio da abbinare alla rodiola. Allora, grazie infinite al dottor Viktor Tomsic, l'appuntamento è per la prossima settimana, parleremo di bellezza in farmacia, come si acquista e come si preserva e torneremo a lezione dalla famiglia Tomsic. Questo programma è offerto da Farmacia Alligea.